Allora, comunque puntualmente ti ripeto e ti ridico, io non lo voglio fare più sta cosa, mi sono rotto le scatole, ogni volta sempre questo, ma che dobbiamo dire? Oh, Cosa ma che dobbiamo? boa, mo ne vedi chi gioca a fare, Amici dai! dell'edicola di Mister Piero E Salvo Gatto! Sorge, sempre che si lamenta, sempre. Oggi intanto io avevo un bel piatto di pasta, e suona, pipi, scendi, che tardi, ma perché è tardi? Sono le 2, ma non è tardi. Poi vi diciamo, voi capirete perché era tardi, lo sapete Lo voi, vedrete, dai, lo scoprirete solo vivendoci in tutto va bene. questo. C'è stato questo l'ultimo weekend scintillante di sport. Sono stati veramente i primi verdetti. Il dattilo che ha vinto 4-2, quindi gemelli cannolo, anzi gemelli fratelli Grande, del ciao cannolo. Renzo, Ancora ciao. aspettiamo. Ma dai, è Mica finita. ancora le Ma è celle. stato ancora il cannolo, lo Mica ancora mangiare. quelli didattici, ho visto Ai cannoloni di sta portata. sacchi di tenerlo, bello, è Beh, ma su. sei È assurdo. su, deve chiassurare, se no non c'è prima. Se no non c'è, Ah, no, effettivamente non c'è dai. niente da dire. E invece il Mussomeri è il nostro amico Piero Ciccarelli. Che cosa ha combinato, Questa, vero? 3 guarda, a questa è 1. veramente, guarda. Oh ragazzi, Delusione. ma vi state andando a Delusione. inguaiare, vi state andando a inguaiare, perché se questi non vincono in Coppa Italia non salgono. Cioè sembrava fatta, sembrava tutto facile, perché hanno fatto veramente un ottimo cammino durante Assolutamente. tutto il campionato e mi è andata a intoppare a lui, perché poi so che anche che avete pure giocato male, fra le altre cose, tra Non lo so, parentesi. maestro Piero non mi ha aggiornato su questo. Comunque, ma l'hanno detto, quindi io lo dico. E quindi, Quindi comprensione no, normale o attenzione, è attenzione, dattilo? Mussomeli, perché non me ne vogliono gli altri, però mi piacerebbe che Mussomeli vada in eccellenza. Oh, per carità, dico, Così, tu avrai i tuoi così, motivi, tipo, non... così. No, a sensazione, a A sensazione. Dai, sensation? A sì. sensation. Comunque, adesso aspettando l'ultimo step, diciamo, di questo viaggio verso la promozione della Parmonval in Ah, Serie la B. Palmon C'è l'ultima tappa. Adesso siamo tutti esperti di Castrovillari, come Castrovillari, intanto è una squadra molto fisica perché è veramente, vedi? è Fisica. forte, è forte. E sai una cosa, chi ci gioca In in attacco? attacco, Chi ci gioca? si gioca, è bravo veramente, so che è squalificato, si chiama Canna. Canna! Canna squalificato, non appena arriva a Palermo, tranquillo che ci sarà veramente Ma per questo ho visto Mutolo ultimamente era fuso, nel senso. fatto, Perché era era fase, l'ho fatto, era visto che fatto. non era. No, comunque è veramente bravo, perché ho visto qualcosa. Notizia d'ultima ora, nuovo sponsor del Catania, il famosissimo spazzolino Oral-B. Sigla per tutte! Siamo manicomio, Ma che sai? cosa vuoi? Ma che fu? Ma che hai? C'è fu questa cosa che vende, che cosa Beh, Piero, fu? vedi che non ho visto niente. Vabbè, non ora vorrei fare. Piero, stai male. È entrato un essere, io non capivo che Piero, cos'era. stai male. Ma che vedi? Non è successo niente. Sì. Ma tua moglie, pratico, a posto. Ma c'è Vabbè, troppo caldo qua dentro? ho avuto No, un'impressione. avevo detto il mutolo fuso e tu incominci a dire se ti blocchi, io ti guardo. Andiamo avanti, sarà stata un'immagine così Di nel sovraimpressione. sovraimpressione. Tipo ti impressionai allora. Andiamo avanti, stiamo parlando che c'è questo attaccante che è forte, però lo vedremo qui a Lo vedremo al Palermo ritorno. perché è squalificato. Comunque All'andata sarà molto dura per la Palmonvale perché insomma, parliamo di un Castrovillari, già parliamo di un centro Poi ha fatto molto Lega Pro, mi infatti, sembra, se non sbaglio, parliamo di eh? uno stadio, parliamo anche di un bell'ambientino. Un bell'ambientino che è quanto dire. Assolutamente, però noi siamo qua per parlare, dare i voti, insomma, a queste scuole che sono ammazzate in questo campionato, perché tutti vogliono sapere quanto voti, perché ormai c'è la mania delle pagelle come a scuola, sai? Dato che oggi è aria di scuola, c'è la mania delle pagelle. Tutti vogliono sapere com'è andata la nostra stagione, che ne pensate, che ne dite, che ne fate, allora facciamo una bella puntata e ve la spariamo direttamente. Vabbè, vai. Insomma, partiamo dal basso, io direi, perché così, dai, partiamo Mi dal levavo basso. proprio. Mi levavo direttamente subito, ecco, dal basso, perfettamente, per parlare del San Sebastiano, 2 secondi. Saluti a San Tu Sebastiano. fai così, e io faccio così. Non è il canale 8, ma è 3 al San Sebastiano. 3? Ma come era 2 poco fa? No, ci hai detto un po' Gli hai tutto dato... lei. Perché hai Mi dato... sa un tempo passa. Presidente Buscemi, come hai fatto di bene a salire l'anno scorso, hai fatto male quest'anno. Onestamente sei super bocciato, altro che corso di recupero a settembre, direttamente 3 e te ne vai a casa totale.
Proseguiamo con la Folgore, De Profundis, in questo, allora, questi diciamo, 14 diciamo punti. È una retrocessione diversa quella della Folgore, perché insomma è un centro abituato a un certo tipo di calcio, un calcio giovane, sono mancati degli impegni. Giordano ha mancato l'impegno. No, mister Giordano. È stato un protagonista. Dovevamo ricordarlo, perché è stato un protagonista. Giuseppe Giordano. Ciao Giuseppe. Io ti seguo sempre. Aspettiamo sempre. Che prenda una squadra. Aspettiamo una squadra proprio per seguirti ancora più da vicino. Ma tu lo sai che l'altro giorno l'ho incontrato. Te parlare. Che vuoi, Giuseppe? Quando trovi la squadra ne parliamo, dai. Allora, e 5. 5? Sì. È poco, è poco. No, è poco. No, 5 è giusto, che poi ha fatto anche qualche risultato serio, fatto, Bello serio. Ma tu ricordati che un c'era... saluto agli amici del Volta. Ma perché ti fermi? Ma qua passano cose rosse, cose grosse, cose sì. Ma chi ha visto la persona di Senna? Ma scusami, perché ti fermi? Che ne so, vabbè, vai avanti. Ma perché ti fermi? Tu mi hai visto fermare a me? Ma io ti ho visto, ti guardi in faccia, non capisco. Ma vedi, hai i problemi? Ma è perché non hai mangiato? Vai avanti. Vado avanti. Che la ruota è rossa, cose che... Ma non ne sento neanche. Andiamo a raffalare di Super Mimmo Bell'Uomo. Super Mimmo Bell'Uomo ci ha provato con le unghie e con i denti, ma non ce l'ha fatta. Un grande campionato, un grande giorno di ritorno, Mimmo. E non ce l'ha fatta, però lui... Però, lo possiamo... Allora, i numeri dicono che... Questa è la terza retrocessione. Terza retrocessione. Mimmo, sei un grande, non sbaglio una. Insetta tutto, insetta. Va bene, Mimmo, dai, visto insomma la laurea. Che ha rivoltato una squadra. Però ti do 6. Però sei, visti, per la voglia perché, di vincere. No, perché comunque ha fatto un bel campionato di ritorno, un bel giorno di ritorno, dai. Un bel giorno di ritorno, allora. Io l'ho visto in tribuna domenica scorsa. Non questa di qua, la scorsa. Io l'ho vista. Tu l'hai visto ieri? No. Domenica scorsa. Domenica pure eravamo con me. Assieme, eravamo assieme. L'abbiamo visto insieme. Onestamente, in tribuna sembrava la Gioconda con questo sorriso enigmatico, perché Davide Campofranco, gloria rosanero, ha preso questo Rocca di Caprileone. E l'ha portato in promozione. Incredibile! No, perché io non so, Davide, vogliamo la promozione? Vogliamo il retrocedere? No! Io sto confondendo! Ah, sì, perché ho detto, Davide, vogliamo la promozione? E tipo in promozione. Campofranco! No, lo sai la cosa che è? Perché l'ho salutata, Davide, oh, ciao! Cioè, mi hai sentito con me? Oh, neanche? Davide, noi scherziamo! Fatto finta di non conosco! No, mi ha salutato, però mi parlo un po' di atieto, Davide. Noi scherziamo! Non è che è colpa nostra, dai. Comunque, che il Rocca rischiava nel giorno di ritorno, lo avevamo detto già da tempo. E ciò che succede ora, io non te dico niente. Ma la donna barbuta all'Eurovision. No. C'è una... ho sentito solo la moto. Interferenze. Ma chi è? Io non ho sentito niente. No, ma stavolta è stata una cosa audio, però non l'ho percepito. Vabbè. Non l'ho percepito. E allora, quindi facciamo... La persona si può... Ma si può... Che cosa vedi? Che io non capisco, alla regia cerco lumi, ma tu ti vedo tipo distrutto. Comunque, Rocca di Caprileone, promozione. 5? 5. Ma comunque tu che fai? Che sei andato a messa, che sei tutto confessato di fresco? Premiamo il giorno di andata... cioè non hanno fatto più punti, quindi, Piero, 34 punti, hanno fatto 24 nel giorno d'andata. Non hanno fatto proprio un bel niente. Comunque, insomma, alla fine secondo me le retrocesse sono quelle che dovevano retrocedere, non ci sono state grosse sorprese. Quindi, fortunatamente, perché andare a fare un play-out a Mazzara, cioè, no, anche se ti devo dire che vinceva il Rocca a Mazzara, quindi se l'è vista brutta il nostro bravo Bruccolelli, che ho visto anche lui. Anch'io siamo abbracciati con Totò, approfitto per salutare anche lui, sono stato contento nel vederlo, e quindi niente, dai, è andata anche questa, dai, quindi ciao a tutti.
Ma io siamo malecone, perdone. Ma scusa, cioè, ma che vabbè, lo vedi e spuntano, scoprono. Ma che problemi hai? No, ma non vedi che sto con l'occhiale, c'ho... Ma le visioni, ma sei pazzo? Cioè, ma sono brutte, perciò... Ma Piero... Sei pazzo, cioè, hai problemi? Cioè, spuntano adesso, hai visto tutto qua, non le sentite? Vedi che ci sono bambini che ci guardano, non mi fanno niente. Vabbè, vabbè. Scusami, non lo... Un'impressione. Ma che cosa c'era in questa parte? Va bene, Anna. Tu come canna. Vai, avanti, avanti. Ho la mutolo fuso. Sarà questa Mondello Cup. Dai, avanti, dai. Allora, proseguiamo. Allora, stavo dicendo i Brucculeri che abbiamo visto, anch'io l'ho visto, ha tirato dritto. No, comunque... Perché, diciamo, è una persona, diciamo, molto simpatica. Scherzo. No, Brucculeri ci siamo incontrati. Scusa, a me con... mi tiro dritto. Ma con te, no, con me, che c'è? Con me, che tu sei tu, io sono io. Ah, tu certo. Sei solci, io sono il gatto. E quindi giustamente si allisciano l'atta, giustamente. Certo, dai. Per non avere altro. Vai avanti, quanti vai avanti. Gli hai dato? A chi? Al Mazzara? 5. 5. Cioè, beh, 5, 6. Allora, 5. Veramente. No, ma 5 è troppo. Effettivamente è un po' troppo. Beh, no, perché onestamente merita più un bel 4. Comunque, 5 perché ti sei salvato, dai. Ma questo è un buonismo, lo puoi smettere? Ma che è? Oh, il premura. Perché l'avevo già, l'ho dovuta rifare di nuovo. Andiamo avanti. Dai. Proseguiamo con gli amici nostri di Campofranco, che onestamente hanno fatto la stagione peggiore. Da ridere, bravi. La bravi. Stagione peggiore, ci avete... hanno fatto sorridere. Più avete occasioni. Fatto divertire veramente tu, picciotto. Un brutto campionato. Ve la siete vista, come si vuol dire, pietre e niente, io voglio essere buono anche allora, loro, un bel 5 Mazzara a Mazzara a casa, dice che ci rimane, non rimane, è finita Mazzara, non rimane, è ufficiale, non è ufficiale, ma non rimane, è ufficiosamente ufficiale, ma il fatto che non rimane, non è venuto ancora da giù, ma chi c'è su canale 8, ma come mamma è mia, ce ne andiamo la Samicana e troviamo i tombacapetri, mamma mia, raga. Ma che buono! Perciò ti mostri, i nuovi mostri! Ma che sei qua? Ma che hai? Non è a foglio! Ma dove sei il gel? Sì! Hai scoperto il gel! Eppure lo sai l'altro giorno. Allora, ragazzi, vogliamo parlare invece di pallone, ma parlare. No, parliamo di altro. Dai, allora, fermiamoci, siamo arrivati dopo a Campofranco. Ma l'hai vista questa che ha vinto l'Euro Festival? L'Euro Music Festival, picciotte. Cioè, non si può tale. Cioè, e spuntò questa, bellissima, una sagoma così bella. L'ha linguata al basso e il Piero Gatto già guardava le gambe, cioè, e dice, mamma mia, che figone. Minchia, picciotte, lei cominciò l'Euro Festival. Cioè, un fisico eccezionale, sagoma. Cioè, capelli lunghi, un bellissimo. Seno prosperoso. Cioè, un Cristiano Cavallo, per esempio. Cioè, ragazzi, non c'è più un mondo! Non c'è... Sembravi tu con i capelli lunghi! Ma guarda, lascia... Preciso! Cioè, picciotto, veramente... Io non lo sai, non ho niente contro, per carità, perché ognuno per carità. È libero di fare quello che vuole. Però non si dice a capello... O fai un travestito, o fai un masco. Insomma, deciditi, dai. Però ha vinto l'Euro Music Fest. Ma l'hanno fatto una buffanata, i nuovi morti. Tipo, si scialano. Come chi si è spuntato il cacatone di vede. E tu non vede niente. Ma però non vedi che non c'è niente. Ma si è spuntato il King Kong, uno tanto, con l'occhiata. Uno che avesse scopato... Madonna, ma non è vero. Però non c'è nulla. Da canale 8. Te lo giuro. Non è che spuntano tutte le persone. Dai, ma scusa, stiamo vedendo le pagelle, sei tu che hai le visioni a fine campionato? Hai le visioni, poi vediamo se io ho le visioni, dai. Hai le visioni, dai, ma non lo so, scusa, io non ti riesco a capire. Avanti, dai. Sì, andiamo avanti. Come disse la pannocchia al grano turco, non ci lasceremo mai. Profavara! Io metto... Cioè, io le 5 e mi metto sotto una macchina, ti giuro che... Ma scusa, devi tornare con me, ti non ci lasceremo mai. Ma che sei, Paolo? Ma che dici? Ma io un cavolo, dai. Sto andando alla testa. Avanti, signora Gatto, veramente, l'Exotan a casa, per favore, vedi, perché suo marito sta male, veramente. Vedi che riconosce, dai. Comunque, proseguiamo con il Profavara. Un'altra stagione, onestamente, che anzi... Proprio è stata la delusione... di questo campionato, guarda, perché Profavara abbiamo detto tante volte che è stata una squadra costruita per fare schifo, per perché onestamente no, veramente, quindi non
non ancora, rimane la macchia di quello che è successo contro il Serra di Falco, anzi poi ci avevo notizie del Serra di Falco. Io ho dato un bel 4 al Profavara. Ma soprattutto per quello che è successo allo stadio. Ma voi cosa ne pensate di mandare Goku in pensione? Ti stavo dicendo che... Scusa, ma perché ridi? Ma non ci fa niente. Scusa, mi stavo... perché mi compri la classifica? No, io vado... Non è facile trovare tutto chi dell'area e poi tallata le persone. Mi dico, non è facile. Non ci fa niente, salvo. Scusami, non ho capito. Ma io non capisco. Cioè, allora, io mi immagino... Siamo io, allora, tu io e la telecamera. Vabbè, no? Io mi immagino, ho voi questa visione. Una nostra trasmissione, no? Per esempio, è tutto chi dell'area che conosciamo. Gli facciamo venere. E sparano minchia. Manca Calcedonio però. E sparano minchia. Manca Calcedonio. Uno meghinato. Dobbiamo farla questa cosa. Dobbiamo farla. Sì, perché ho avuto questa... questo flash. Sì, questo flash. E il Profavara quanti... No, veramente. Mamma, domenica a scuola non ci vado. Il Profavara quanti... Cioè, proprio televisione, guarda che di me. Ma vanno a fare, io poi te lo spiego. Cioè, tutta gente là. Ma può essere che questo... Scusami, tu siccome hai detto che però stai facendo dieta e mangi il farro di là, la paguella, il farro di qua, il farro di lì, stai diventando braccio di farro, io capisco. Ho seguito il Castrovillari e mi sono appassionato de canna. Quindi sei onestamente distruttivo. Sono veramente, guarda... No, per carità, e in tutto questo non capisco. Ecco un'alternativa al calcio e altri sport, il cosplay festival, in cui siete voi i protagonisti e non spettatori. Che c'è? Che vuoi? Ma che vuoi? Ma che... Ma fammi guardare, ma fammi andare avanti, ma chi cavolo c'è? C'è spontano, no, non si capisce che cosa è, capito? Vabbè, dai. Come non si capisce che cosa è. Signora! Non essere. Anna, ha problemi, non la voglio fare più questa trasmissione. Proseguiamo Me la voglio lo foglio di mano. C'era, allora, il Profavara abbiamo detto 4, il San Giovanni Gemini invece che anzi si è tirato fuori a 42 punti, una situazione drammatica. Perché veramente... drammatica, però gli acquisti di Rappa, di Guastello, onestamente hanno aggiustato la barca, sicuramente, però una squadra che era involata fino a quando non ha perso la barca. Daccelo tu il voto, dai. Vi do io il voto alla San Giovanni Gemini. 6? 6 di stima. 6? Dagli il voto 6? 6? C'è scritto 6? Allora vieni da io tu il voto. Io l'ho scritto io. 6? 6 di stima soprattutto. Ma Rappa, auguri, si è sposato. Vero. Voto Rappa, auguri. Ma soprattutto auguri. Vergogna e malafigura. Allora, Giussi, non abbiamo fatto gli auguri per farteli in diretta. In diretta. Giussi, grandissima Giussi Bottone, noi ti vogliamo bene, tantissimi auguri. Auguri. Buon compleanno. Ciao. Auguri. Dai. È una cosa meravigliosa questo fatto di Giussi Bottone che fa il compleanno, anche perché è una nostra carissima collaboratrice, molte delle notizie inedite sono grazie a lei, e naturalmente non per Piero Gatto. No, anzi siamo tagli, ma Gatto... Io ti ho detto la calcagnata, proprio, tanto non avete nudo, ne capite? Io sono io, quindi... Sì. No, ho fatto una Parli cosa... da solo. No, lo so. Dio, stai sembrando il pazzo di Mondello, chi tocca la paiba che no, perché chi tocca per non caso un becchino comunque questa, vabbè comunque, proseguendoci allora, quest'uomo è da mettere il ricovero ospedaliero d'urgenza. Dai. Allora, dai. Perfettamente, andiamo al Marsala. Marsala. No, anzi, no, che cacchio dico? Ma che dici? C'è il Serra di Falco. Allora, notizia Serra di Falco. Che è successo? C'è una famiglia a Bodi. Come si chiama? C'è una famiglia, due che sono stati vicini al sedile del Serra di Falco, che praticamente vogliono rilevare la società di Burgio e Monti. Io dico, ma non so cosa sta dicendo, dai. Tutto questo vero, ma io ridevo la società di Burgio e Monti, hanno fatto tipo adesso per giocare al campo dentro casa a Delia addirittura. Delia Scala, ma che cazzo è Delia? No, non lo so, comunque... Ma cos'è Delia? Delia è una cosa, e quindi... Ah,
A Devia io non capisco come non capivo che cos'è Devia. La spicciola che andiamo a dire. Che cos'è Devia? Oh, cos'è? Niente. Cioè io non te ne innamoro della banda. Come che... si chiamano questi? Poi ma chi sono? Siamo andati via a una banda che c'era di cane. E invece qua niente, no, vedi che per me tra la trasmissione è tranquilla, dai, dico, non riesco a capire. No, effetti speciali. Effetti speciali. Quindi adesso Sera di Falco, Sera di Falco, allora, che voto dare? Perché hanno fatto un campionato. Perché il Grande Fratello? All'Alba vincerò! Dico, perché la prima stagione. Allora, la prima parte della stagione del Sera di Falco con allenatore Massimo Tutrone, ma perché ridi? Oh, c'è una cosa che avevo ogni tanto. Casponta. Niente. Dico, cioè, prima parte della stagione grazie al Massimo Tutrone. E non è perché amico mio, perché doveva arrivare Massimo Tutrone, punto e basta, che ha portato, ha fatto un certo tipo di campionato, una squadra seconda in classifica, Massimo Tutrone presto. E poi c'è stato questo cambio di guida tecnica e non si è capito ancora il motivo, quindi perché giustamente forse si voleva fare meglio di quanto si era fatto. Andiamo avanti. 5. 5. Comunque, dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di questo. Ah, di questo. Dai. Proseguiamo, allora, Riviera Marmi che a 51 punti si assesta lì, bella sistemata, anche va fuori lì, di playoff. Anche lì c'è una delusione, che Riviera Marmi ha fatto il campionato, ha fatto la scuola per vincere il campionato, quindi ha fallito, 5. Vai 5, avanti. Ha fallito, ma però peccato. Peccato, ha fallito, è uno squadrone. Dai. Marsala è arrivato, dai, si è fermato soltanto qui a Palermo. Nonostante si è ripresa, comunque è stata una delusione, perché ha fatto un bel campionato, però voglio dire, non hanno fatto, perché avevano veramente che cosa hanno fatto? Non? Ora c'era Guido Grosso, con uno che capito non si capiva come l'avete tagliate. Ma a fare che? No. Nella Riviera Marmi? No, niente. Quindi, ma dove? Ma dai, quindi... Quindi che cosa? Marsala? Il Marsala comunque, nonostante ha fatto un bel giro di ritorno, io gli do 5. Arriva, non c'è. Non si capisce niente. Ma che c'è? Hai la faccia di quando ti ho portato a vedere il Gay Pride, perché? Che lui si esibiva, quindi dice, ma che fa? Ma scusa, io sono artista, io non ho problemi, io signore, onestamente. Della Palmonball. Vabbè, Marsala quanto hai dato? 5? 5 gli ho dato. No, perché non riesco a seguire bene, vedo che ti interrompi spesso. No, ci sono delle forze, delle energie. Che quindi questo Marsala non questo ti è piaciuto? Marsala non ti è piaciuto questo Marsala? No, ti non vedo mi è un po' briaco. Sarai... Mi ha un po' deluso, che mi aspettavo che comunque andava oltre, invece non è stato così. Quindi il 5 secondo me se lo merita tutto, dai. E proseguendo andiamo alla rivelazione di questo campionato, che è sicuramente la Palmonball. Gira la ruota, perché come vedi la ruota gira, la Palmonball dopo aver fatto un campionato di sofferenza, e giustamente si ritrova invece a giocarsi le finali nazionali, una cosa molto importante andando a Castrovillari. Vedi a chi sta il suo pacchione, c'è una cagnata, ma tu non hai visto niente però, perché hai quattro volte che a me... Ma quale pacchione? No, Andrea, comunque, ma stai con cocciate, adesso mi passate di... Io prego la signora Anna Ceruso in regia, per favore, di io dare, portare un Oxanax per Piero Gatto, grazie. Un Oxanax per Piero Gatto. Andiamo al Parma, andiamo al Parma, dai. Alla Parma, al Parma, ora Mascolo è diventato, da quando c'è nuoto è cambiato pure la natura della squadra, è diventato... Mascolo. Maschio. E quanto gli diamo alla Parma? Vai, dillo tu. Allora, io dico, c'è scritto, ma che c'è frega, e noi le famo. Allora, tu hai scritto 10. Però quello che voglio dire io è che ancora io il voto alla Palmonball mi vorrei astenere dal darlo per una questione di scaramanzia. E ci vuole 11. Perché giustamente il miracolo va oltre ogni schiuma da barba, ne ha qualcuno? No. Oltre ogni più rosea aspettativa. Ciao, Rogno. Sto parlando di che cosa? No, non è. Della Palmonball. Vabbè.
Dico, io aspetterò tipo di dargli il voto perché volevo aspettare di finire questa stagione meravigliosa. E quanto gli devi dare ormai? Vabbè, 10 alla fine per il coronamento del... Mica, se arriva dove ci deve arrivare, ci dai 26. Comunque, la Palma on Ball è la rivelazione del campionato, a prescindere da quello che farà. Io gli do sempre 10 perché... Ma in caccia il 10! No. Vabbè, allora no, e tu lo sai. Io lo so. E tu lo sai, quindi, lo so. Dai. Ma voi l'avete visto l'ogno malmato di Ascia? Proseguendo con il Camarat, che è un'altra squadra, si è assestata a 54 punti. Vedi un papero che sa fare solo qua. Ma ci sono dei problemi, vedo... No. Dico, non capisco. No, gli effetti, cose... Anna che mette le cose ormai... Vai. No, ma non io ti vedo ogni tanto qua. Io non sto parlando io. Ma che hai? Non sto parlando. O pacchi una appena annaggio. Dai. Questo Camarat di Renato Maggio che comunque si è assestato al terzo posto in classifica, sicuramente sono le rivelazioni di questo campionato, però dico, si è... Dai, però non possiamo togliere nulla al Camarat e a Renato perché insomma un 9 al Camarat non glielo toglie nessuno, anche se il giorno di ritorno un po' ha mollato, però dobbiamo veramente darglielo questo 9. Sì, lo merito, onestamente è stato uno dei miglior gioco forse del giorno d'andata, poi soltanto al ritorno la Parma si è imposta, infatti, migliorando questo ranking. Ma ha dato punti a tutti. Sì, ma assolutamente, ma sicuramente il giorno d'andata quello che ha fatto il Camarat diventa qualcosa di irripetibile, quasi nella sì. Sono 11 risultati utili consecutivi, dai, vero? Infatti, è veramente infatti. Qualcosa è da Juventus di eccellenza. Dico. Sì, dico. Proseguendo invece con la squadra che si è assestata al secondo posto, l'Alcamo, la grossa delusione poi alla fine nei playoff. Non proprio una grossa delusione, ma era quella che noi ci aspettavamo, che vincesse il campionato, perché onestamente tra Alcamo e Leonfortese, secondo me la squadra che più, insomma, alla fine era l'Alcamo, quella che ci... Sì, mamma, sì, arriva in ritardo, sì. L'autobus passa in ritardo. Che stavi dicendo? Alcamo 75. Quale 75? 57. 8. No. Scusa. Dico, stai facendo un discorso tutti insieme, allora io ti vedo parlare e poi ti vedo che ti fermi. Stai parlando tu, io non stavo facendo niente. Tu non stai facendo niente? Non sto facendo niente. Comunque questi 57 punti sicuramente sono una delusione del fatto che non abbiano stravinto il campionato all'inizio. Hanno avuto un sacco di jackpot o match point per chiuderlo, come lo vuoi dire, 12. Purtroppo questo campionato invece non ce l'hanno fatta. E lo ha detto! Come vedo che ti incocciare! Te la devi incocciare prima o poi. È un pazzo! Non c'è stato niente! È un pazzo! Non c'è stato niente! Non c'è niente, bella bella! Palla dell'arco! Cerca di colpire il vuoto! No. È un pazzo! Tu non ti preoccupare! Tu non ti preoccupare! Anna, aiuto! Sto con un pazzo! Dai. Mamma! Come aiuto! Dai, la Leonfortese a 58 punti ha dominato questo campionato e si è attestata in testa alla classifica dopo un grosso razionale che ha visto non sbagliare nessun colpo nel chiudere i risultati. Una squadra quadrata allenata da Mirko. Che voto il nostro dare? Cammello. Il nostro cammello col passo felpato di cammello del deserto è riuscito a manifestare il proprio predominio sul campionato. 9. Giusto. Però Reggio, no. Perché 10 no? Perché non se lo merita il 10? No. Ma che doveva fare per meritarsi il 10? Ha vinto il campionato, non la scuola che non c'era mai, si dovevano salvare, allora, piangevano tutti. Basta. 9. Allora, ora vogliamo dare che non ci supri un lappemo. Il Palermo, dai. Il Palermo, dai. Ok, tutti ci chiedono di parlare di questo Palermo, un applauso a Palermo. Dai, avanti. Un applauso al Palermo che se l'è meritato, onestamente. Cinque giornate di anticipo ha vinto il campionato. Cinque giornate d'anticipo ha vinto il campionato. Però non ti sei visto neanche una partita, quindi, che guarda. Però forza Palermo, perché finalmente andiamo nel campionato che ci spetta. E poi la cosa importante è questa. Ah, scusami, quindi allora io ancora non ho capito se c'è più gente che gode per il Palermo in Serie A che ritorna in Serie A o per il Catania in Serie B. Forza Catania! Sei qui noto! No,
Cos'è? Cioè, Scusa, ma con chi cavo? Ma chi l'hai detto? No, forse, cioè, il PD Catania Serie B, dai. Dico, non ho capito. Non ho capito. Dico, ripeto e ridico quella cosa che volevo dire poc'anzi. Non ho capito che c'è più gente che è contenta che il Palermo sia tornato in Serie A oppure che il Catania sia retrocesso in Serie B. Quindi non l'ho capito. Cosa? Non percepiscono. Scusi, c'è il Catania? Sì, sta scendendo. Chi sono questi cioni? Ma non capisco. No, pensavo che. Allora, io ho ancora in mente quello stadio del Cibali pieno di cartelli. Con il cartello. Tutti i cartelli Serie B, ragazzi. E io l'anno scorso, credimi, cioè perché io fino all'anno scorso mi piaceva che c'era il Catania, che c'era il Palermo. E invece perché ora non ti piace? Con lo scorso di tutte queste cose in Serie B, l'anno scorso quando noi siamo retrocessi, ancora però, ancora che do che fai, preparate, vieni che ti arriva, chi sa faceva. Scusa, stiamo parlando di calcio, non capisco. Io dicevo, parlavo fra me e me. Sì, ma se tu fai così io non ti riesco a capire, non ti riesco a seguire. Sì, come vuole capire mi capisci, non ti preoccupare, dai. Quindi. Per favore, 118, canale 8. Dai. Ma che via è questa? Quindi parlavi tu. Via Ugo Lamalfa. Che cosa parlavi tu? Del Catania che retrocesse in Serie B. Ecco, sta arrivando finalmente Piero, preparati. Ancora. Dico, in tutto questo. Lascante. Com'è che una squadra come il Catania retrocede in Serie B? Una squadra così con dei singoli talmente. Ha fatto il suo dovere. Doveva fare ancora un te preparare. Quindi. Ha fatto il suo dovere. Comunque, come ha fatto il suo dovere la polisportiva Pacheco? Che ha stravinto meritatamente il campionato con il mister Allegria, grandissimo Pino Barbata. Ciao Pino, sei un grande, sei tutti noi. Via Matte, un asbenedicchio, tanto deve fare. Non capisco perché. Ma chi è che c'è? Ma con chi vai? Cammina, dai. Ma poi poco fa vedevi tipo gente, tipo pure. Ma poco fa veramente, ancora. No, cos'è la pa, cos'è la Turchi. Veloce, diamo. Cos'è da Turchi? Diamo questa. Che vuol dire cose da Turchi? Scusa. Salvo, dai, che dobbiamo fare? Scusami, che vuol dire cose da Turchi? Io che avete contro i turchi! Ammonto la fibra. Un bello che sta giocando. Siamo sguarniti! Siamo sguarniti in gabbello! Allora, vai! Sì, onestamente sì, però dico, allora, la squadra, la femmina però di questo campionato è stata sicuramente il Cefalù, perché. Cambiate disco, ormai siete disco rotti! Sicuramente il Cefalù, perché la squadra proprio femmina e regina di questo campionato è stata veramente, diciamo, una squadra che ce l'ha. Fino all'ultimo avrebbe lottato per vincere questo campionato, forse avrebbe meritato di farlo, però per l'ennesima stagione rimarrà in promozione. Il Cefalù. Ma qui è passione sport? Sì. Che cosa? Sì, no, dico, sì. Il Cefalù, sì, in promozione. Cioè, dico, la squadra femmina di questo campionato è la squadra femmina di questo campionato, nel senso comunque sì, una squadra ha fatto. Ora lasciamo pacchione picchia là, vabbè. Dico peccato comunque. Ancora. Dico peccato però. Allora ragazzi, basta. Allora no, vogliamo, diciamo allora, abbiamo giocato, abbiamo scherzato fino ad ora, ma abbiamo fatto una puntata veramente che io mi sono divertito, perché abbiamo avuto insieme a noi, se piano piano ci qualcuno viene qua, venite, stringetevi, dai, questi ce la facciamo e siamo, ciao mamma, guarda qua, dai, mettiamo una bella, guarda qua che c'è,
Ok, ora potete andare tutti. Panoramica meravigliosa. Ora Salvo ci dirà che cosa è successo, perché io oggi sono stato proprio pigliato di pietto, che non sapevo di tutta questa marmaglia brutta sul serio. E quindi Salvo ci spiegherà cosa è successo, perché comunque è stata una bella cosa. Comunque siamo veramente contenti, allora sono contento in primis io, comunque ci tenevo tanto a farlo, dato che comunque sto insegnando, diciamo, mi sto rendendo utile, anche non solo non Piero Gatto, però cerco di trasmettere, diciamo, la mia esperienza, diciamo, televisiva a questi ragazzi del Liti Volta, che qui insegno televisione in streaming, una classe veramente di scalmanati ma divertente, una cosa meravigliosa. E ringrazio loro. Facciamo un applauso, un applauso a tutti. La classe meravigliosa, ci si diverte, comunque si impara veramente tantissimo. Io anch'io imparo da loro, soprattutto dalle persone che mi stanno accanto, cioè Nino Affronti e Mimma Siracusa, che vi ringrazio per essere sempre accanto a me in questa avventura con insieme ai ragazzi. Ed è sicuramente, volevo fare vedere a loro cosa voleva dire stare in televisione, quindi riuscire a fare trasmettere il prodotto in streaming, adesso arrivare in televisione e quindi fare il salto di qualità per poi essere così divulgato fino a tutte le vostre case, così potete offenderci, ridere, batterci le mani o mandarci a quel paese, chi ne ha più ne metta. E volevo che lo vedessero in prima persona cosa significava comunque costruire un programma che, a quanto dite voi, a quanto dicono i numeri, è di successo. Non capisco come mai, comunque va bene. Comunque, mi dispiace, oggi abbiamo fatto un po' meno calcio, come insomma, ma chi se ne frega, ci sono tante trasmissioni che parlano così tanto. E infatti, perché mangiamo un po' solo noi. Dato però che tutti parlano adesso in nazionale, comitata di Chiellini e calci di rigore e cose varie, eccetera, eccetera. Noi invece ci godiamo quello che c'è di più bello, cioè l'allegria di stare insieme, soprattutto insieme ai ragazzi. E quindi che con l'idea, l'unica idea, quella che abbiamo in mente tutti, è quella di migliorarci sempre. Anche perché noi abbiamo la mezza idea, l'abbiamo. Una mezza idea. Neanche Anna lo sa, perciò. E quindi è una cosa che vedremo successivamente come si evolverà. Però comunque stiamo allevando, diciamo, nuovi gatti e sorci. Gatti e porci in questo senso. Dai. Però proprio per rendervi la vita ancora più impossibile, per questo ringraziamo ancora, diciamo, Canale 8, la disponibilità di Anna, che è sempre insieme a noi in tutte le nostre follie. Noi siamo pazzi, ma loro sono più pazzi. Aspetta, facciamo venire però dentro a lui, lo voglio dentro. Sì, lui, vieni qua. Vieni. Ci ha fatto un'intervista. Vieni. Cosa facciamo noi l'intervista a te? Non toccare. Allora, cosa provi a stare in mezzo a gatti e a sorci? Mezzo animale. Intanto tu chi sei? Digli cosa fai. Daniele Gerardelli, sono tutti i giorni alle 19, sempre su qua, su Canale 8, con la TV fai da te. Fai da me. Quindi fa da sé. Fa da me. È da piccolo. È da piccolo che faceva da me. No, avevo 12, faccio, 13 anni. Faccio una piccatilla e una mogliere, no, faccio da me. No, faccio da me, da 12-13 anni, da quando avevo 12-13 anni. E allora, gatto e sorci. Sì, ma quando non c'è il gatto e sorcio, ballo. No, aspetta, i doni. Anche da solo. Le donne facevano, allora, gatto e sorci. Sì. Tu. Dai, io, che ne pensi di Gatto? Che ne penso? Due persone sì. Dov'è il Passione microfono? Sport. C'è il microfono là, quello con il coso giallo. Esatto, ecco. Vieni. Tanto Passione caso, almeno siamo sicuri. Minchia, poi tanto sta tipo film pornografico. Io ci sta chiedo te. Allora, che dire di Ma devi ripetere forse quello che hai detto, perché non ti ho sentito. Ah, no, dice che si è sentito tramite i vostri microfoni. Ah, ok, perché ti abbiamo messo in mezzo. Sì, sono proprio in mezzo, faccio bellissimo. Che vuoi sapere? Gatte e sorci simpaticissimi, due persone veramente splendide. Voi siete già fuori dall'inquadratura, io invece ci rimango da solo. Però io nell'avventura della TV da te non sono da solo, c'è con me Giovin Giova, facciamo della gag. Che Giovin Giova? Donne, niente. Anna ha detto che qua donne non ne possono entrare, sì. L'unica star è lei, quindi non possono entrare, Passione Sport possono entrare, ragazzi. Qui con gli altri. Ah no, ma io voglio cambiare il programma, ma non fare, insomma. Ma è stato bello. È stato adesso bello. Adesso dobbiamo andare all'estate. Vattene. Perfetto. Dicate il vibratore. Ringraziando ancora, veramente, voi che ci seguite da casa, i ragazzi del Liti Volta che sono stati qui con noi, Nino Affronti, Mimma Siracusa e la disponibilità incredibile, generosità di Canale 8. Per l'enigma di Mister Piero Gatto e Salvo Sorci. Per oggi è tutto, arrivederci alle prossime follie. Ciao! Ciao!